Ciao a tutti, benvenuti o bentornati nel mio canale. Io sono Arwen ed oggi continuiamo con Heavy Rain. Vediamo dove ci porta l'avventura. L'orso? No? Davvero? Dovremmo incontrarci con un orso? La cosa si fa molto interessante. Ethan, oggi torniamo a giocare i panni di Ethan. Oh, mi ricordo solo il nome suo. Boh, vabbè. È quello perché mi è rimasto un pochino più impresso. Però, per il resto, gli altri non me li ricordo. Boh, non mi ricordo i nomi degli altri personaggi. Vabbè, piano piano me li ricorderò, che vi devo dire. Che casino. Con i nomi io sono proprio un casino. Mercoledì 11:03 di mattina. E piove. Sempre brutto tempo. Mamma mia, quanto non lo sopporto sto tempo così. Quando è nuvoloso, io adoro il sole. Ah, è vero, c'era quell'indirizzo dove noi dovevamo andare, che ci ha dato il killer. Niente. Vabbè, proviamo qui. Scusarsi. Mi scusi. Insistere? Ehi. Per forza. Oh. Scusa. Neanche sentita. Cosa posso fare per lei? Abbiamo. Devo ritirare l'auto. Ehi, lei è un tipo che se la prende comoda. Sono 2 anni che quella macchina è qui. Ah! Come da lei richiesto, le abbiamo fatto fare un giro ogni mese e controllato gomme e batteria. Tenga, è al terzo piano sotterraneo. L'ascensore. Grazie. Lo trova in fondo al garage. Bene, capo, allora buona giornata. Terzo piano sotterraneo? Ah, elevator. Mamma mia, non l'avevo neanche letto. Terzo piano sotterraneo, mio Dio, speriamo non ci becchiamo il killer. Quale sarà la macchina? B. Che c'è scritto? Ah, ok, è quella laggiù. Pensa un po'. Dopo tutti questi anni andiamo a riprenderci la nostra macchina? Quella rossa? No, non è rossa, che colore è?
Ok, poi qui. C'è qualcosa dentro quello sportello? No, no. E di qua invece? No, ecco, adesso sì. Penso che adesso non ci serva più nient'altro. Credo che possiamo mettere in moto la macchina. La destinazione è a 4 miglia da qui. Uscire dal parcheggio e girare nella prima via a destra. Ok, con questa macchina però dove dobbiamo andare? Precisamente non si sa. Oddio, per carità, pensavo che sbatteva. Stiamo andando all'appuntamento a quell'indirizzo che ci ha dato il killer? Forse sì, o forse no, però io credo di sì. Credo proprio che andremo lì. Ok, quindi noi continuiamo con il video perché ovviamente è durato pochissimo fino ad ora e quindi non l'avrei smesso in ogni caso. E ecco, sono contenta perché almeno continuiamo con Ethan e vediamo dove ci sta portando. Si è fermato, c'è una bufera di pioggia. Non è quello, vero? Non è lì il posto, in mezzo alla strada? Ma Destinazione raggiunta. come? Sei pronto a dimostrare il tuo coraggio per salvare tuo figlio? Ascolta attentamente. Prendi l'autostrada in contromano per 5 miglia. Se non raggiungi la destinazione entro 5 minuti, avrai fallito. Ma che problemi hai? Sean! Posso farcela. Farei qualunque cosa pur di salvare mio figlio. Spaventato. Mi tremano le mani. Non ce la farò. Non ce la farò, dannazione. Morire. Non voglio morire, non qui, non in questo modo. Speranza. Se ci riesco. Riceverò altre lettere. È la mia unica pista. Non posso più tornare indietro. Oddio, dobbiamo andare contromano. Rischio. Non sarò di nessun aiuto, Sean, se mi schianto in autostrada. Prova. In contromano sull'autostrada per 5 miglia. Rischio del genere per salvare mio figlio. Oddio, io però vorrei rifiutare. Rifiuto. Io rifiuto perché se moriamo, È follia pura. Potrei uccidere della gente innocente. Cosa mi dà il diritto di giocare a fare Dio? Anche se fosse per salvare mio figlio. Oh, ma dobbiamo accettare per forza? Devo farlo per salvare Sean. Non ho scelta. Oddio. E se sbaglio? Questo mi muore, oh. Oddio. Oddio. Ah, non lo devo fare Dio!
cavolo. Oh cavolo, cavolo. Oddio, 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 che agitazione. Agitazione, agitazione. Oh mio Dio. Cavolo, cavolo, cavolo. Levati. Levati, levati. Due miglia? Oddio. Oh mio Dio. Speed limit. Oddio, velocità. Limite di velocità. Polizia. Oh no. Abbiamo la polizia dietro. No. Adesso? No. Oh mio Dio! Dai, dai, LFT! Ca! Oh mio Dio! Destinazione raggiunta. Premere lo schermo. Lo schermo. Dai! Non mi prende quel coso quando devo far così. Oh mio Dio. Premere lo schermo. Esci. Destinazione raggiunta. Esci. Premere lo schermo. Dai, esci. La tua ricompensa è nel vano porto. La chiave è dentro il GPS. La tua ricompensa è nel vano porto. Ah, era il contrario, ecco perché non me lo prendeva. La tua ricompensa è nel vano porta oggetto. La chiave è dentro il GPS. Ok. Oh mio Dio. LB. LB, LB, quell'altro. RB. RT, vai, 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 vai che ce la stiamo facendo. Vai, 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 vai. Dai che dobbiamo uscire da questa macchina. Perché come facciamo? Si slaccia la cintura. Oh, meno male, meno male, sì. Sì, via, 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 scappa. Ce la siamo vista brutta comunque, ragazzi, in autostrada. Contromano. Spero di non aver ucciso nessuno. È stato bello e intenso. Ok, adesso che cosa vuoi? Mamma mia. Quindi?
E adesso che fa? Non ci dice niente? Questo è psicopatico come questo killer, mica è normale. Via, vattene. Comunque è stato molto intenso questo episodio. Molto molto intenso, anche perché la corsa contromano in autostrada siamo riusciti, diciamo, cioè sono riuscita a fare, perché ogni tanto su questo gioco pare non prendere bene i tasti o li prende in ritardo. Magari, vabbè, ci sta quella volta che mi confondo con LT e RT, insomma queste cose qua, mi confondo un pochino. Ma solo per quello, per il resto i tasti bene o male, cioè riesco a essere molto reattiva. Solo che forse il gioco non riesce a prendere, cioè il joystick non riesce a supportare bene proprio i comandi, i tasti del joystick, del gamepad. Però vabbè, a parte questo, comunque è stata bella tosta, perché la corsa contromano in autostrada, anzi che siamo riusciti a rimanere vivi perché l'ho vista davvero brutta, brutta proprio. E non so, forse il killer ci farà sapere qualcosa. In ogni caso la nostra destinazione l'abbiamo raggiunta. Non so che cosa voleva, dove vuole arrivare a farci fare queste cose. Cioè, vuoi arrivare a vedere quanto noi rischiamo per salvare nostro figlio? È ovvio che rischieremo tutto per salvare nostro figlio, quindi non capisco che problemi ha questo killer a farci fare queste prove stupide, perché poi in realtà sono stupide, perché se ci pensate, chi è che non lo farebbe per salvare il proprio figlio o la propria figlia? Cioè, per salvare i figli in generale, chi è che non farebbe queste cose? Io lo farei, anche se so che potrebbe essere, diciamo, andare incontro, che potrebbe significare andare incontro alla morte, però per salvarlo, non lo so, quando sei in difficoltà, che c'è questo killer che ti minaccia, cioè chiunque lo farebbe, dai ragazzi, chiunque. Voi fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanellina. E se volete seguirmi anche su altri social, vi lascio il link di Instagram e della pagina Facebook qui sotto in descrizione. Un bacione e al prossimo video. Ciao!